Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo vlog. Top! Ci troviamo già alla nostra nuova meta, la nuova città, e adesso ci siamo fermati un attimo per fare la colazione. Avevo già fatto questo pezzo, però c'era la musica palla e avevo detto vabbè, non so fare il voice over, ne approfitto, lo rifaccio. Stanno già attaccando altra musica, però io parlo magari alto, metto un sottofondo, vediamo un attimino. Adesso mi metto, sto andando a prendere il caffè e io il cappuccino d'orzo con latte di soia. Comunque ci vediamo vlog facendo. Ecco mio marito. Un attimo da risparmio casa perché dobbiamo prendere il bagno schiuma, ma guardate in cosa sono incappata, cioè il presepe, ma è una meraviglia da come è fatto. No vabbè ragazzi, da un po' che non faccio il presepe, infatti mi manca farlo, ma dovrò comprare tutto nuovo quest'anno. No, a parte che il mulino, l'acqua, no il mulino no, non è vero, il fuoco, l'acqua, ce l'ho, il pozzo, quelle cose lì, ma che perché? Questo è proprio gigante, poi guardate tutti i gnomi, tutte le cose. Siamo già catapultati nel Natale, ragazzi, sinceramente. Che bello, che meraviglia. Bellissimo, veramente. Bello, bello, bello. Meraviglioso. Poi qua anche vengono tutte le cose per fare, per costruire bene. No, vabbè, io sarei qua ore, ragazzi, sarei ore e ore. Che meraviglia! Ragazzi, sono contenta, guardate mio marito che è ancora lì che vlogga, è felicissimo, anche io, perché era il nostro sogno venire alla Garbatella e adoro. Eccoci qua, allora ragazzi, siamo arrivati da Massimo, voglio vedere Primark, che da un bel po' che non ci vado, e appunto, vi ripeto, mi è arrivata la newsletter perché sono iscritta alle notifiche di Primark e hanno messo delle cose che devo assolutamente avere, che sono bellissime. Guardate qua, già tutto aria di Natale, vi faccio vedere. Amore? Sì, è qua! Guardate che bello mio marito, amore. La tua felicità di andare da Primark. Guardate che bello è qua, tutto bellissimo, giù tutto natalizio. È uno splendore, è tutto uno splendore. Vedi che è molto più comodo così? Allora ragazzi, ho la mia borsa di Jack Skeleton, che è bellissima. Qua Toys, prima era Disney Store, poi è diventato Toys con te, perché in Italia purtroppo i Disney Store non ci sono più. Qui abbiamo Topolino, qua abbiamo Mene e qua abbiamo Primark. Che emozione, ogni volta è sempre un'emozione entrare da Primark. A me prendi un cosino lì, per favore. Vabbè. Che meraviglia, ragazzi. Devi andare su? No, non andare su. Allora, ragazzi.
ragazzi, missione compiuta, ho trovato tutto quello che mi ero messa in wishlist. Vedete, mio marito è affranto, non ce la fa più e sono contenta, ho trovato tutto, sono soddisfatta e nulla. Adesso vado in cassa, non so da che parte, di qua. È stanco. Cosa c'è? Ok. Hai visto che dovevamo andare di là? Ok ragazzi. Cosa sono tipo palline di Natale di Stitch. Perché di Stitch? Si trova qualcosa dentro la pallina, forse, non lo so, non ho capito. Questo è un panda. Oh, che carino il fiocchetto! Caruccio! Mio marito ce l'ha così di spalle. Ce l'ha di spalle, che è tipo quello che io ho già di Hello Kitty. Comunque questo e questo. Hello Kitty. Cos'è? Smalto per le unghie, poi c'è portachiavi di My Melody, c'è un pompon. E questo costa 3 euro. No, ma non sono sinceramente interessata a quello. Questo di Barbie neanche, non mi interessa perché è così fatto. Non mi interessa. E niente, questo è Toy Story. A chi piace Toy Story. E niente ragazzuoli, penso che ci vediamo fuori da Primark. Ah sì, ho preso anche questo qua, anche se ce l'abbiamo già. Ho preso Super King, che questo misura 2,60 x 2,20. Perché praticamente ho cercato di coprire i piumini, che sono veramente grandi, e con lo standard ci bala dentro. Quindi ho preso questo per cui copri i piumini lì, quindi non abbiamo più problemi. Va bene, 28 euro. Ci troviamo benissimo sempre la prima che prende queste cose. Ah, ecco, questo qua è il portachiavi di mio marito. Questo qua è il portachiavi di mio marito, faccio vedere. Spider-Man. Questo. Allora ragazzi, ho trovato tutto, ma dico tutto. Mio marito è carico non, come non so cosa, però un piccolo spoiler ve lo voglio fare. Guardate qua. È stupenda, diventa enorme. Adesso capite che questa è al massimo di come chiusa, ma è gigantesca, diventa qualcosa di enorme. È una renna tra le pigne, è stupenda. Tieni amore, mio marito l'ha detto che brontolava. Ma cosa voglio fare, che schifo, ma cosa te ne fai, ma cosa ti serve, sei piena. Ma che cavolo devi fare. E io cioè c'hai gli gnomi, i bambini a Natale, io non lo so. Amore, vuoi che la vado a portare indietro? Sì. Dai. Che amarezza, veramente. Che amarezza. Ma è fatta male, poverino. Ma è bellissimo, dai, andiamo, va, che vergogna. Ma cosa ridi? Ma quando fa così? E poi vedete, dite, ah? Ti fai comandare la tua moglie, no ragazzi, c'è. Cioè... Ma chi comanda Babassa queste paranoie? Ragazzi, veramente. Quello che è pesante tra i due è mio marito, e qua ve lo può dire lui. Ah, chi certo. È il rompi boss della coppia? Rompi coglioni sono io, ragazzi. Io sono boss, però vabbè. Vabbè, io sono quello che rompe sempre. Ma veramente. Se fosse per me fare le cose, a parte le cose poi, che... Poi per farmi portare qualche parte lo devo supplicare. E poi confermo una cosa, quando andiamo in cava, che a me passa il tempo, cioè a me io non guardo l'orologio, non guardo niente, lei si fa due balls così, perché lei guarda, cioè non è che guarda ma l'orologio. Niente, però sta zitta lì. Sono felice. Invece io no, io proprio sono quello che deve rompere le scatole per fare la spesa, che serve, manca qualcosa, ma cosa te ne fa quindi non dovete dire e che poi mia moglie quello che mangia sempre più di tutti è lui. Sì,
Quindi non dite mia moglie mi comanda, leggi copione. Ah, un'altra cosa, aspetta, un scusa. Un commento sceno che hanno detto, Davide, ti stai rovinando la vita, prima eri un'altra persona, aspettate. Se cerchi la risposta del perché sei messo così male, ce l'hai accanto, ovvero a me, come se io ti avessi rovinato la vita, cose sì, così. Guardate che lei mi ha solo che migliorata, che io devo ringraziare il Signore. La cattiveria nei miei confronti, ovviamente. E poi basta dire che i commenti, quando io rispondo li scrive lei, perché avete veramente stancato. Io proprio, oh, ma ragazzi, crescete, dai. Vabbè, comunque questo non vuole essere un video polemica. No, io lo dico, però se io mi arrabbio che rispondo, non venite sotto a dire che io sono volgare, sono maleducato. Vabbè, basta, perché non voglio che sia così il clima di questo vlog. Siamo in vacanza spensierata, abbiamo aperto giusto una piccola parentesi così, perché mi ha fatto due boss così, veramente per sta cavolo di renna. Io l'ho presa lo stesso, perché scusate, cioè, la voglio comprare, lavoro e me la compro, cioè, voglio dire, la prossima volta le faccio pagare a lui. Sì, che cavolo. Bene, ci vediamo al vlog vicino, ciao. Allora ragazzi, sono venuta qua dai siciliani per prendere gli arancini per me e mio marito. Allora, buonasera. Volevo due arancini con il ragù. Sì. Da portare via, sì. Guardate, sono buoni. Tutto di cose buone qua. Ebbene amici, io direi che vi saluto qua. E ci vediamo in un prossimo vlog, magari più lungo, anche perché siamo anche un po' stanchi del viaggio e tutto quanto. Un bacio e alla prossima, ciao!